scoperto il segreto di nonna per tenere sotto controllo lo zucchero nel sangue? La cannella potrebbe essere la risposta che non ti aspetti. Sembra che la cannella non sia solo l'ingrediente magico che trasforma una semplice torta di mele in un capolavoro di sapori, ma potrebbe anche giocare un ruolo chiave nel controllo della glicemia. Pare che, oltre a riscaldarci con il suo aroma speziato, questa spezia abbia anche delle potenzialità benefiche per quelli che stanno a briga con la glicemia. Prenditi un momento e scopri come la cannella potrebbe aiutarti a tenere a bada il tuo zucchero nel sangue. Ultimamente gli scienziati stanno puntando i loro microscopi sulla cannella, dato che alcuni studi ci dicono che potrebbe essere d'aiuto per migliorare la nostra sensibilità all'insulina. Insomma, potrebbe farci bruciare gli zuccheri più efficientemente. Così, chissà, magari aiuta a mantenere lo zucchero nel sangue su livelli un po' più consoni. Pare che un pizzico di cannella possa ridurre la resistenza all'insulina e rallentare l'ingresso dello zucchero nel sangue post mangiata, che può essere una buona notizia per evitare quei fastidiosi picchi glicemici. C'è anche chi pensa che abbia il potere di combattere le infiammazioni, che, come si sa, non vanno molto d'accordo con il diabete di tipo 2. Aggiungere la cannella alla dieta potrebbe essere una strategia tutto naturale per tenere a bada la glicemia. Alcuni uomini di scienza ci raccontano che chi la usa regolarmente ha visto scendere i livelli di zucchero nel sangue, sia a stomaco vuoto che dopo aver mangiato. Ma, come sempre, non è detto che funzioni per tutti quanti, quindi meglio chiedere il parere del dottore prima di farsi prendere la mano. Non serve essere chef stellati per portare la cannella nella tua dieta di tutti i giorni. Puoi sparlarne un po' nel caffè o nel tè, sbizzarrirti a spolverarla su yogurt e cereali, o perfino concedertela sui dolci. E per chi cerca la strada più rapida, ci sono anche le capsule di cannella, pratiche e veloci. Però, occhio a non fare le cose in autonomia. Se già sei in cura con farmaci per il diabete, parlane prima con il tuo medico. La cannella è brava, ma non fa miracoli, e non può prendere il posto delle medicine. E poi, se proprio vuoi fare le cose per bene, buttati sulla roba di qualità, che sia cannella in polvere o in capsule. Mamma mia, questa cannella non finisce mai di stupire. Può essere un vero e proprio aiuto nella guerra alla glicemia. Però, non dimentichiamo mai che sta bene in cucina, e può anche fare bene al nostro corpo. Ma non è la panacea di tutti i mali. Una dieta bilanciata, movimento a go-go e tenere sotto occhio la situazione con il medico sono sempre le mosse vincenti per chi lotta contro il diabete. La cannella è un extra, non il giocatore principale. E allora, hai già preso la cannella e l'hai fatta diventare la tua alleata in cucina? Come ti piace usarla di più? Il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo. Così affermava Ippocrate, il padre della medicina moderna. In quest'ottica, la cannella non è solo un aroma per deliziare il palato, ma un vero e proprio alleato per la nostra salute, soprattutto per chi lotta contro i problemi di glicemia. La sua capacità di migliorare la sensibilità all'insulina e di moderare i picchi glicemici post-prandiali ci ricorda quanto sia importante considerare ogni aspetto della nostra dieta nel controllo delle malattie croniche. Tuttavia, è fondamentale non cadere nell'errore di considerare la cannella o qualsiasi altro alimento come un sostituto dei farmaci prescritti dai medici. La vera saggezza sta nell'usare questi doni della natura come parte di un approccio olistico alla salute che comprende alimentazione, esercizio fisico e, quando necessario, farmacologia. La cannella ci insegna quindi una lezione preziosa. Nella lotta contro il diabete, come in molte altre sfide della vita, è l'equilibrio la chiave del successo.